Buongiorno ragazzi, oggi sono qui a Milano, ancora a Milano, e ti volevo parlare un po' dell'importanza che le aste giudiziarie possono avere come impatto nella tua vita, parlando però questa volta di beni mobili. Perché ti voglio parlare di beni mobili? Perché mi ha contattato una persona, meglio due persone, di cui una era un privato che era interessato a capire un po' come funzionava il mondo delle aste giudiziarie per quanto riguarda i camper. Contemporaneamente, dopo 2 giorni, è arrivata una mail dove una persona mi ha chiesto, avendo una concessionaria di auto, come poteva sfruttare il business del suo mercato con le aste giudiziarie, quindi per avere un maggior guadagno sotto questo aspetto. Ora, tutti quanti sappiamo che nel commercio la cosa importante è che devi avere la possibilità di avere un ottimo fornitore che ti permetta a bassi costi prodotto di qualità per poterlo poi rivendere al mercato con un ritorno sull'investimento, quindi un guadagno, un margine importante. L'unico problema è che se ti affidi solo ed esclusivamente al mercato tradizionale, andate sui siti di Subito.it, Autoscout, se parliamo di auto ad esempio in questo caso, o altri siti correlati di vendita di auto, hai un problema che o acquisti dall'agenzia, quindi acquisti da chi ti sta vendendo le auto, oppure acquisti da privati con tutte le problematiche del caso, quindi puoi avere problematiche che ci può essere un pignoramento sull'auto, ci possono essere l'usura dei motori, insomma, che poi sono tutte tematiche che chi ha un'agenzia ovviamente vede prima di poter, è normale prima di poter comprare un'auto e per poi rivenderla nel proprio salone. Stessa cosa dovrebbe fare il privato. Comunque veniamo alla domanda di questo concessionario. Le aste giudiziarie sono assolutamente una strada che devi percorrere, devi prendere in considerazione assolutamente perché non solo ti permette di avere a monte già una sorta di verifica e di cancellazione di qualsiasi problema sotto l'aspetto legale. Nel senso che se ci sono dei pignoramenti, se ci sono delle pendenze, diciamo così, in automatico con l'acquisto all'asta vengono cancellate. Il tribunale ti garantisce su qualsiasi cosa, sulla documentazione, libretti, su tutto, cioè ti garantisce su tutto, tranne che sulla qualità dell'auto, questo è ovvio. Lì poi dovete essere ragazzi bravi a capire veramente dove sta l'affare, cioè quella è una competenza vostra, ce l'hai col meccanico, vedi un attimo come sicuramente il concessionario è attrezzato, il privato si attrezza con un meccanico, vede un attimo lo stato dell'auto, lo stato del veicolo per capire se può essere davvero un buono o un cattivo affare. Alle aste giudiziarie ci sono opportunità di addirittura acquistare dei lotti di auto, se hai liquidità, dei lotti di auto di 4, 5 e a volte mi è capitato di vedere lotti di auto di anche 20, 30 veicoli quando si parlava di altre concessionarie che avevano chiuso battenti e quindi avevano delle auto sia nuove che a chilometro zero che usate. Provenivano già da un concessionario. Quindi a monte era stato già fatto un lavoro di prevenzione su quell'auto. Quindi, che cosa vuol dire? Che hai già un lavoro fatto in precedenza ed è un doppio vantaggio.
il primo, appunto, perché il lavoro è stato già fatto, gli dai un'altra controllata, ok. Il secondo è il risparmio che tu hai su tutte queste vetture, e poi quando potete rivenderle al vostro cliente, il guadagno ovviamente è maggiore. Questo vale sia per le auto, sia per i camper, sia per le moto, e per tutto quello che riguarda il settore dei veicoli e il settore delle aste mobiliari. Quindi se avete qualche domanda potete farla qui sotto, vi risponderò poi in differita, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.